Hey friends, Johnny Bravo is back. Johnny Bravo è tornato. Era un po' che non ci vediamo, un po' di qualche giorno, non tanto. Intanto voglio salutare tutti gli amici, gli Alipers in primis, e sono tornato oggi proprio per ascoltare un brano di Alip Bada, una sua cover, perché sono stato diverse volte invitato da tanti amici, gli Alipers in primis, ad ascoltare questa cover di Alip Bada. Io ogni tanto ne inserisco una delle sue vecchie realizzazioni, anche per avere un po' tutto il repertorio. Insomma, chi segue il canale sa che insomma su Alip abbiamo, io personalmente ho già detto tantissimo, e sono curioso di andarla ad ascoltare oggi su questo famosissimo brano dei Red Hot Chili Pepper, che segnarono il ritorno di Frusciante con la band, e quindi anche il piacere di ascoltare questo brano che ormai ha più di 20 anni, ma che ancora è potentissimo e che io insomma seguì già all'epoca, anche se ero già grandicello, perché in realtà loro erano diventati un po' gli idoli anche delle mie figlie. Quindi io, che ho sempre avuto un grande amore per il rock, diciamo all'epoca questo brano univa le due generazioni, le mie piccole adolescenti figlie e io, che già insomma ho navigato abbastanza nell'universo rock. Comunque sono curioso di andare ad ascoltare la versione di Alip Bada, e sapete che ormai faccio i video in italiano, ma che metterò i sottotitoli per tutti, quindi ringraziandovi chiaramente per il sostegno che date sempre al canale, andiamoci ad ascoltare Alip Bada in Californication, e poi faremo le nostre piccole considerazioni. Così chiaro, così arrangiato magnificamente, no? Sentiamo come melodia, come la ritmica, come tutto è meravigliosamente arrangiato. Cioè, lui è veramente sempre straordinario.
Io devo dire, no. Il pezzo è arrangiato in un modo meraviglioso. Io lo conosco benissimo, nel senso, ho ascoltato tantissimi lavori e quindi, diciamo, dire che mi sorprende ogni volta mi sembra ripetere un po' le stesse cose, ma devo dire che questo brano lui l'ha, come sempre fa, arrangiato in una maniera straordinaria, perché ha avuto una cura quasi maniacale anche del dettaglio, riuscendo comunque a creare l'arrangiamento in maniera in cui non si è perso niente, cioè la linea melodica e un po' come tutto suonasse in una maniera così meravigliosamente completa e calma. Ne ha fatto una versione così rilassante di un brano che insomma ha anche una sua forza evocativa di contenuto anche nel testo oltre che nella musica. E quindi sono contento di aver ascoltato questa versione di Ali Batà, e ringrazio chi me l'ha indicata e segnalata. Un lavoro magistrale come sempre, meraviglioso. Non ho molto da dire se non che mi è piaciuto in maniera fantastica, veramente un arrangiamento meraviglioso di un brano straordinario. Niente da dire, se non, come sempre, concludo dicendo: enjoy life, enjoy music, and be happy. Ciao amici.